Ecco la scuola dei Giorgi di Gagliole dell'Istituto Comprensivo di Castaremondo. Lieti di aver partecipato al vostro concorso, vi mostriamo i ricordi e la situazione attuale del nostro territorio. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Salutiamo i nostri amici di Cittadinanza Attiva! Ciao! Ascoltate ragazzi, ma quando c'è stato il terremoto avete avuto delle difficoltà? Sì! Chi vuol parlare? Amelia! Io ci ho avuto tanta paura e sono andata nel camper per tanto tempo. A dormire, Amelia? Eri più tranquilla? Sì. Marco? Io ho dormito per 2 settimane e 2 giorni in macchina. Giorgia? Io ho dormito un giorno in macchina. Senti Giorgia, racconta, tu hai dovuto lasciare la tua casa? Sì. Perché? Cos'era successo, Giorgia? Era inagibile? Sì. E poi come avete fatto? Poi siamo andate a dormire in casa di una mia amica e dopo mamma e papà hanno trovato una casa e siamo andate a vivere lì e qui è molto piccola. E i tuoi animali, Giorgia? Li ho dovuti un po' lasciare lì. Nella vecchia casa? Sì. Stavo a casa dal salone, avevamo fatto una festa. E dopo c'è andata via la luce, era il terremoto. Poi siamo dopo quel terremotone, proprio quello grosso, e siamo andati a dormire sulla macchina. Quindi un lieto fine. Il terremoto mi ha fatto una crema, poi te l'ho detto di casa, poi te l'ho detto a Porta Potenza, a mare. E mio padre stava fuori casa e io, mamma e lei, stavamo dentro casa a giocare con le costruzioni. All'improvviso era scoppiato un terremoto che ci aveva rotto tutti i mattoni e adesso ci siamo trasferiti a sopra casa di nonna Maria e dopo ritorneremo dove è rotta casa di tutti i colori. Ce la faremo. Il nostro paese è stato colpito duramente dal terremoto. Le attività commerciali si sono trovate senza locali, ma grazie all'aiuto di tante associazioni che hanno procurato loro delle casette di legno, hanno potuto continuare il loro lavoro. Anche i locali della nostra scuola sono stati utilizzati ad accogliere le tante persone rimaste senza una casa, ma oggi tutti hanno trovato delle buone sistemazioni, così i bambini si sono riappropriati dei loro spazi. I ringraziamenti. Ringraziare i signori perché ci hanno portato tante cose. Quali cose? Uno scivolo e un bruto. Questi bambini miglioreranno il nostro futuro. Vi salutiamo con immensa gratitudine. Va bene bambini, salutate tutti quanti i signori di Cittadinanza Attiva.